Sono dappertutto, invisibili, introvabili e sempre presenti. Quando meno si pensa li abbiamo ai fianchi, alle spalle, in chiesa, per la strada, forse anche in casa, e non ce ne accorgiamo. Il tema del testo è la mafia, in particolare la mafia al nord e la voglia di reagire alla presenza sempre più ingombrante e minacciosa della mafia al nord. Come brucia questa carta? Deve bruciare la mia carne. Se un giorno tradirò la cosa nostra. Una discesa negli inferi che abbiamo sotto gli occhi e che ci rifiutiamo di vedere. E io dico no, spettacolo di punta della programmazione del Piccolo, dedicata al tema della legalità, nasce da un testo scritto da un gruppo di studenti del corso di sociologia della criminalità organizzata, tenuto da Nando Dalla Chiesa alla facoltà di scienze politiche. Frutto di puntigliose ricerche, ci porta in una cavalcata vertiginosa dall'arrivo dei primi mafiosi al confino al nord alla cronaca di oggi, quando scopriamo che l'Ndrangheta è ormai padrona di vitali settori dell'economia lombarda, dallo smaltimento rifiuti alle grandi opere alla sanità. Buccinasco, anni 60, contava circa 4.000 abitanti distribuiti in cascine, frazioni, un bar, una trattoria. Le strade ancora non asfaltate, erano strade in terra battuta, non c'erano divertimenti, non c'erano ricchezze, c'erano solo le prime piccole imprese. Dall'Aspromonte, da Platì, arrivano in cerca di lavoro dei giovani, ma sono giovani con cognomi importanti, sono i cognomi delle più grandi famiglie ndranghetiste calabresi. Quello che abbiamo cercato di fare, e utilizzando anche l'andamento cronologico, era tratteggiare questo sistema globale, per cui tendenzialmente la capacità dell'organizzazione criminale è quella di, dopo un primo momento in cui veramente agisce nell'illegale, poi si radica nel legale cambiandone completamente l'aspetto, e da quel momento è dovunque. 2008, operazione Cerberus. 2009, operazioni Parco Sud e Isola. 2010, operazione Crimine, operazione Infinito. Vengono svelate le locali lombardi di 'Ndrangheta e le relative locali madri calabresi. Como, Marina di Gioiosa. Cormano, Grotteria. Corsico, Platì. Desio, Melito di Porto Salvo. Lo spettacolo si chiude con l'emozionante monologo del servitore di giustizia abbandonato dallo Stato, scritto di pugno dallo stesso Nando Dalla Chiesa, e nel quale è facile riconoscere i tratti di figure come suo padre Carlo Alberto o del giudice Falcone, che hanno dato la vita per combattere la mafia. Volete sapere se vogliamo essere ricordati tutti, uno per uno, nome e cognome? Forse, sarebbe bello, perché no? Ecco, ci basterebbe che ci metteste nella Costituzione, questo sì, perché l'abbiamo difesa, senza neanche più aprirla. Talvolta senza averla nemmeno mai letta tutta. Diteci che non fummo liberi professionisti. Ci basterà. La parola detta in teatro ha una solennità diversa. E so che è una manifestazione più potente di civiltà culturale, e credo che allora portare in teatro questi temi sia una grande conquista. Non è un caso se è la prima volta che, credo nella storia d'Italia, che uno spettacolo sulla mafia venga tenuto in cartellone per tanti giorni. La primissima in assoluto che venga poi dagli studenti il senso del testo. Mi è sembrato molto stimolante provare a esprimere quei concetti studiati o scritti con un registro giornalistico, con un linguaggio invece più immaginifico come quello che ti richiede il teatro. È stato sicuramente impegnativo, però affascinante. È uno spettacolo su questo tema che rimane in scena per 17 giorni, 18 giorni, è una cosa meravigliosa. Io credo che possa essere uno strumento molto potente. Sarebbe bello fosse per strada, per poterlo divulgare veramente a tutti. Però sicuramente, se in un teatro importante di Milano, può muovere le coscienze. Si diventa evidentemente cittadini anche venendo a teatro. Da persone isolate si diventa cittadini, ma c'è qualcosa di più anche. Il teatro può capire quali sfide, quali potenziali, quali opportunità, quali paure anche, e quali speranze, e quali strumenti ci sono nel presente per costruire davvero il futuro.